Far conoscere la bellezza ai più piccoli e allo stesso tempo diventare volano di promozione turistica e non solo del territorio. Sono questi gli obiettivi ambiziosi ma possibili del protocollo firmato fra i club UNESCO di Perugia Gubbio e Citerna. Un atto fondamentale sia perché permette al comune di entrare nell'orbita dell'UNESCO, sia perché dà la possibilità al club di avere una sorta di base in Alto Tevere, proprio nel territorio di Citerna. Un protocollo dove alla base ci sono delle iniziative coerenti con la lettera e lo spirito del protocollo, con uno sguardo particolare al mondo della scuola e alla promozione della conoscenza come condizione per la crescita personale e sociale. Il protocollo d'intesa tra il Comune di Citerna e il Club UNESCO ratifica quella che è l'importanza storica, culturale ed artistica di Citerna e fa sì che il patrimonio così ricco del nostro comune possa affacciarsi in una finestra così importante, perché come sappiamo appunto l'UNESCO promuove e protegge quello che è il patrimonio artistico mondiale e sensibilizza appunto le persone a conoscere e a promuovere queste ricchezze. Quindi per noi, per la nostra piccola realtà, è sicuramente un privilegio ed è il punto di partenza per poter diffondere quelle che sono le nostre ricchezze attraverso un canale che ha una visibilità, direi, internazionale e mondiale. Un protocollo importante per il comune, ma anche per i club e per l'intero UNESCO, iniziando anche un cammino reciproco che potrebbe portare a nuovi sviluppi. Siamo venuti a vedere qui, la località ci ha veramente entusiasmato e abbiamo chiesto se era possibile fare questo protocollo e fare entrare il comune di Citerna nel territorio del club per l'UNESCO di Perugia Gubbio Alta Umbria. Faremo degli eventi, delle attività su degli obiettivi comuni. L'UNESCO si occupa di patrimonio culturale e patrimonio come patrimonio immateriale, tutte le tradizioni per esempio, e anche di ambiente. Uno dei punti tra l'altro più forti in questo momento è proprio l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'agenda 2030 con vari obiettivi da raggiungere. Avanti a tutto c'è sempre l'educazione, viene chiamato l'obiettivo educazione di qualità. E poi ci sono tutti gli altri obiettivi che riguardano la conservazione, la conoscenza, la conservazione del patrimonio. La cittadina dunque sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel mondo artistico-culturale non solo dell'Alta Umbria ma dell'intera regione. Siamo onorati di essere entrati in questo accordo di collaborazione con il Club UNESCO di Perugia per valorizzare ancora di più quelli che sono i tesori artistici, paesaggistici, storici, culturali e gastronomici della nostra terra. E quindi insieme, insomma, abbiamo già pensato ad alcune iniziative da portare insieme, soprattutto per coinvolgere i giovani e far apprezzare quelli che sono i nostri tesori dalla nostra gioventù.